Un saluto a tutti gli amici di Infodrons, io sono Shadi e oggi vediamo insieme la recensione di un mini PC, il Nipoji. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che si tratta di un PC estremamente semplice. Con esattezza è il modello GK3 Plus con 16 GB di RAM e 512 GB di hard disk interno. I materiali sono molto molto plasticosi, come possiamo vedere. Abbiamo la possibilità di fissarlo a parete, cosa molto interessante se non vogliamo ingombrare spazio. All'interno della confezione troviamo ovviamente il Nipoji, una piastra per attaccare il computerino alla parete, in questo modo, il suo cavo di alimentazione, un cavo HDMI e delle viti di ricambio. Ho avuto il modo di provare il computerino per qualche settimana e devo dire che tutto sommato per un utilizzo medio, diciamo, lavora abbastanza bene. Il sistema operativo già installato è Windows 11, quindi non dobbiamo attivare nulla, è già super attivato. Questo mini PC dispone di una presa VGA, due prese HDMI, una presa per l'alimentazione, una presa LAN, una presa jack per le cuffie e il microfono e 3-4 prese USB, di cui due USB 3.0, quindi interessante anche questa scelta. Non ha particolari ventole perché infatti si scalda abbastanza velocemente. È un PC di fascia medio-bassa, prevalentemente, anche dato dal prezzo a cui è venduto. È un PC con il quale possiamo fare praticamente tutto, tranne lavorare, per esempio, in editing fotografico, videografico, molto pesante, quindi gaming, scordiamocelo ovviamente. La soluzione sicuramente più utile è l'utilizzo di questo dispositivo come secondo PC o come dispositivo per l'archiviazione dati di foto e video, magari in archivio che abbiamo da diversi anni. Un'alternativa potrebbe essere utilizzare questo mini PC come dispositivo per trasformare la propria vecchia televisione, se non sia ancora una Smart TV, e appunto utilizzare questo mini PC tramite HDMI per avere tutto ciò che ne concerne, quindi tutte le piattaforme streaming le possiamo utilizzare tranquillamente con il nostro sistema operativo già incluso all'interno. Nelle clip che state vedendo potete osservare il primissimo avvio, quindi la durata del primo avvio una volta uscito dalla confezione. In linea di massima, in 5, massimo 10 minuti totali, dipende sempre dalla connessione che si dispone, si potrà già utilizzare questo mini PC. Come già detto in precedenza, non dobbiamo attivare il nostro Windows perché sarà già preattivato. Dovremmo configurare questo mini PC con i nostri dati, quindi mettendo un account Microsoft, una password, insomma, le classiche procedure per il primo avvio di un qualsiasi computer Windows. Quindi in conclusione posso dirvi che si tratta di un PC estremamente facile da utilizzare attraverso le diverse uscite che abbiamo qui. Possiamo collegare una tastiera, un mouse, un hard disk, delle casse, tramite il cavo LAN abbiamo la possibilità di collegarci tramite Ethernet, nonostante sia comunque dotato di wifi interno. Sicuramente la plastica, i materiali non sono bellissimi rispetto a competitor di questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda le prestazioni e quindi qualità-prezzo, può valerne la pena, quindi possiamo anche giustificare la scelta di questi materiali qua. Bene ragazzi, vi ricordo come sempre che sotto in descrizione troverete tutti i link per acquistare il dispositivo nei vari store e su Amazon. Ci sono due o tre configurazioni se non sbaglio e con i nostri codici coupon riuscite a prenderlo a un prezzo molto molto vantaggioso. Vi ricordo inoltre che sempre sotto in descrizione troverete i nostri gruppi su Facebook e su Telegram dedicati al mondo tech e offerte e coupon. Quindi ragazzi, se non siete ancora registrati, date un'occhiata sotto in descrizione, troverete sempre qualcosa di molto molto utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con i prossimi video che usciranno sul canale. Con questo è tutto e noi ci vediamo in una prossima recensione.